Il 29 di aprile del 1980 scompariva Alfred Hitchcock. Sicuramente si tratta della figura artistica più riconoscibile insieme a quella di Topolino. E nonostante siano passati ben 40 anni dalla sua scomparsa, i suoi film, la sua tecnica e i suoi racconti per immagini non solo non sono passati di moda, ma continuano ad ispirare e ad influenzare i registi più disparati e vorrei lasciare fuori i registi della Nouvelle Vague che lo hanno veramente scoperto perché avevano una specie di adorazione per lui infatti uno dei migliori libri sul cinema di sempre è il cinema secondo Hitchcock la lunga intervista che Truffaut fece con Hitch un vero e proprio manuale per chi ama questa arte e poi Godard in anni più recenti che dichiarò ad Hollywood solo due registi hanno fatto cinema coraggioso Hitchcock e Jerry Lewis. È un caso, infatti, che registi contemporanei come Martin Scorsese, Steven Spielberg, il benemenito Tim Burton, oppure Wes Anderson, e persino uno come l'austriaco ed estremamente eclettico come Michael Hagen citano Sir Alfred come fonte, in alcuni casi, della loro ispirazione? No, non è un caso, né dal punto di vista stilistico, e nemmeno dal punto di vista tematico. Facciamo due esempi. La sensazione della vertigine che prova Scotti in vertigo salendo le scale del campanile con quella carelata all'indietro e lo zoom in avanti rimane un esemplare insuperabile di invenzione tecnica. E il fatto, pur non nominando l'omosessualità nel superbo The Robe, Hitch inquadra sempre i due protagonisti, Farley Granger e John Dahl, sempre nella stessa inquadratura. E a proposito di immagini, Alain René, facendo invece riferimento al suo capolavoro l'anno scorso a Marienbad, già all'epoca diceva: A far vedere quello che succede nella testa di un uomo, il migliore esempio è l'immagine di James Stewart nella guida della sua macchina, mentre Sofferente sta inseguendo la doppia Kim Novak nei suoi pellegrinaggi a San Francisco. Alfred Hitchcock amava il pubblico e voleva sorprenderlo. Ha sempre detto a Ingrid Bergman, la sua attrice preferita, Cara Ingrid, non importa se il tuo ruolo è quello di una piccola segretaria, tocca a te a renderlo importante. Ma la Bergman, che voleva interpretare Giovanna D'Arco, non lo ascoltò e scappò in Italia per lavorare con Rossellini. Gli dette teretta invece Janet Lee. In Psycho è una segretaria che scappando con i soldi di un cliente si imbatte al primo moderno serial killer dello schermo, Norman Bates. E sorpresa delle sorprese, è la prima protagonista, oppure quella che noi, il pubblico, crediamo che sia la protagonista, muore nella prima mezz'ora del racconto filmico. Il pubblico fa la fila per vedere Psycho e nascono numerosi emuli. Il più importante è Brian De Palma. Basti vedere una pellicola che mi ha sconvolto la gioventù perché non conoscevo il trucco: vestito per uccidere. De Palma, infatti, dirà: Per me, Hitchcock è come una grammatica, cosa che non farà Dario Argento, che ha voluto distinguersi da Hitchcock solo perché lui è anarchico ed Hitchcock è gesuita. Ma se studiamo attentamente la scena della morte di Marisa Fabri nei quattro mosche di veluto grigio scopriamo che deve molto a Turner ma anche come movimenti di macchina a Iso. La stessa cosa conferma Top Hooper per la realizzazione del suo Non aprite quella porta. Psycho mi ha insegnato che fa più paura quello che non si vede piuttosto che quello che si vede. È difficile rendere omaggio ad un genio assoluto come Alfred Hitchcock. Più di cinquanta film, con ognuno di essi qualcosa di cui parlare, almeno un dettaglio. La morte di Juanita in Topaz, l'assassinio di Gromek nel sipario starpato, usato persino dall'austero Kieslowski nell'episodio di non uccidere del suo decalogo, i calzini del cadavere di The Trouble with Harry, l'urlo di Doris Day nell'Uomo che sapeva troppo, ma anche l'occhiolino che ci fa nell'ultima scena Barbara Harris nel complotto di famiglia, che è come se lo facesse lo stesso Iscock nel suo testamento. Ma vorrei soffermarmi per ultimo non tanto al sottovalutato e iperrealistico Marni, ma a quello che ha dato forse la più lunga scia di seguiti, imitazioni e parafrasi, creando un genere nuovo, quello della ecovenzanza, ossia gli uccelli. Senza motivo e con insolita rabbia, gli uccelli attaccano il mondo, Prima una piccola comunità e il finale aperto lascia presagire il mondo intero. Da lì in poi corvi, animali scappati da lì giù, animali selvaggi come nel bello Day of the Animal, leoni impazziti, squali, serpenti, lumache, ragni, verbi, grisli e gli animali più svariati attaccano l'uomo. Ma le dimensioni non condano. Come non conda la qualità degli effetti? Hitchcock, utilizzando Ub Evers, un ex Disney, crea gli uccelli quando attaccano, con degli effetti animati che grazie alla velocità del montaggio, ancora oggi, risultano convincenti. Almeno una scena geniale, quella in cui T. Edren si affaccia alla finestra del bar, scoppia la pomba di benzina, arrivano i pompieri con l'acqua e parte la soggettiva del gabbiano dall'alto una scena in cui fuoco, aria, acqua e terra coesistono i quattro elementi si trovano tutti insieme, se questo non è Apocalisse.